Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Manu e oggi andremo a trattare quelle che sono le basi del judo. Il judo è uno sport che nasce tuttavia come metodo educativo e che poi si evolve appunto in sport da combattimento. Come tutti gli sport da combattimento, prevede la presenza di due contendenti che avranno lo stesso peso e che avranno lo stesso obiettivo, ovvero quello di schienare l'avversario o sottometterlo. Lo schienamento può avvenire tramite le proiezioni, che sono appunto l'esecuzione delle tecniche che ci sono nei kata o comunque appunto fanno parte di tutte quelle tecniche accettate appunto dal regolamento del judo. Mentre invece le sottomissioni avvengono tramite le leve, gli strangolamenti e le immobilizzazioni. Il tempo regolamentare è di 4 minuti, al termine dei quali si andrà al Golden Score, ovvero una situazione di combattimento in cui il primo atleta che riesce a finalizzare un attacco e quindi fa un qualsiasi punto tra l'ippon e il bazari, riuscirà appunto a portarsi a casa l'incontro. I punteggi sono molto particolari. Abbiamo adesso, con le attuali regole, due tipi di punteggio. L'ippon, ovvero la tecnica perfetta, quindi perfettamente eseguita con potenza, velocità e soprattutto con l'atterraggio da parte di Uke di schiena pura. Mentre invece per tutte le altre situazioni c'è un altro tipo di punteggio, ovvero Vazari, quindi nel caso in cui la tecnica abbia poca potenza, non sia stata ben eseguita o comunque l'atterraggio di Uke non sia di schiena completa ma parziale, si avrà appunto questo Vazari. Due Vazari fanno un Ippon, quindi ovviamente con tutti e due i Vazari si può portare a casa l'incontro. Detto questo, io vi ringrazio per la visione e alla prossima.